abbiamo presentato una mozione, unitamente alle firme, che poi è diventata una delibera approvata all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale di Villa Cidro. Questo il 29 novembre del 2016. Insieme a tutto ciò abbiamo presentato un documento della CIA, dei comitati sardi, che chiedevano il blocco del modulo, nonché le osservazioni di Italia Nostra. Questa delibera sarebbe dovuta essere inviata al consorzio industriale, alla regione, alla provincia e sottolineo sarebbe. A ridosso di Natale poi arriva una strega, questo è un piccolo escursus di quello che è successo nell'ultimo anno. Un regalo di Natale dalla regione Sardegna che approva l'aggiornamento del piano regionale dei rifiuti, trasforma la discarica consortile in regionale strategica e approva il terzo modulo e ne prevede un quarto che dovrebbe, come già anticipato da Lucia, ospitare le ceneri speciali provenienti da Macchiadello. Questo è ciò che è stato fatto. Passiamo adesso a quello che non è stato fatto. La succitata delibera, ricordo approvata all'unanimità, non è stata presentata in tempi utili, ma solo a febbraio di quest'anno, quando le decisioni della Regione erano già state rese esecutive, rendendo inutile la delibera stessa per inerzia dell'amministrazione comunale. A giugno c'è stato un primo incendio della discarica, il primo, perlomeno di cui si abbia notizia, poi non ci è dato sapere se ce ne siano stati degli altri, ci auguriamo di no. A cui sono seguite le interrogazioni del consigliere Carboni. A fine agosto si sviluppa un incendio di proporzioni elevate e le foto documentano quanto è accaduto e fumi che abbiamo visto un po' tutti durante l'ultimo incendio. Nelle ultime settimane partono incendi nel Grossetano, in Toscana, e nel Pavese, in Lombardia. In entrambi i casi, prefetti e sindaci avvertono del pericolo di ossina, raccomandano di tenere chiuse porte e finestre, di non consumare frutta e verdura. A Villa Cidro questo è il comunicato della Villa Servi. Non abbiamo nessuna informazione su possibili ricadute di sostanze potenzialmente nocive. Siamo in attesa di una risposta da ARPAS e ASL. Si parla di incendi superficiali. La Villa Servis, questo è un comunicato della Villa Servis, non di un prefetto, non di un sindaco. E la Villa Servis, vi ricordo, che è l'azienda che gestisce l'impianto. Ricordiamo che dall'inizio di quest'anno vengono conferiti in discarica a Villa Cidro i rifiuti da comuni della provincia del Sud Sardegna. Sono rifiuti indifferenziati. Anche qui ricordiamoci che noi superiamo il 70%.